Code Emotion. Buongiorno, grazie per essere venuti a questa presentazione. Oggi parleremo, il titolo è un po' lungo e magari forse non troppo chiaro, però insomma, quello di cui parleremo oggi è di come l'uso di standard tecnici possa permettere lo sviluppo di una community e la costruzione di un ecosistema intorno alla tecnologia open source. Ditemi se mi sentite, se, diciamo, normalmente sono abbastanza rumoroso, quindi se c'è qualche problema alzo la voce, insomma. In generale copriremo alcune, diciamo, abbastanza tematiche. Prima di tutto mi piacerebbe fare una discussione un pochino generale sul concetto di community e sul concetto di ecosistema relativo a una community, che secondo me sono cose leggermente diverse o comunque sono l'uno l'evoluzione dell'altro. Parleremo poi di un paio di tecnologie. Prima di tutto Apache, un progetto in particolare che è Chemistry, che è un progetto di cui faccio parte e sono il release manager, per cui sono abbastanza diciamo, interessato nella maniera in cui il processo di sviluppo viene portato avanti. E poi Alfresco, che è la società per cui lavoro, che diciamo, negli anni ha visto svilupparsi. Diciamo, ho sviluppato una SDK basata su, in questo caso, Maven, per chi conosce la tecnologia, ma diciamo, il concetto è abbastanza, secondo me, indipendente dalla tecnologia. L'idea è stata quella di creare una piattaforma per cui gli sviluppatori, la comunità, ma anche i nostri clienti potessero utilizzare degli strumenti standard. E alla fine poi concluderemo se ci sono delle domande. Un pochino di giusto una piccola presentazione, io sono sempre un po' emozionato quando vengo qua perché ovviamente ho studiato qui a Roma 3, molto cambiata negli ultimi anni, per esempio quest'aula non c'era, però insomma è sempre una bella sensazione essere dall'altra parte della cattedra. Quindi lavoro da 6 anni per Alfresco, 5 anni per Alfresco, Alfresco, quanti di voi conoscono Alfresco? Molti di meno l'anno scorso, quindi il trend è positivo. E sono il principal architect per consulenza, fondamentalmente giro più o meno per tutto il mondo dai clienti un pochino più strategici per fare implementazioni, per fare soprattutto architettura, benchmark e ovviamente molto interessato nella maniera in cui i nostri clienti sviluppano. Come dicevo, partecipo, sono committer di Chemistry, faccio fondamentalmente solo il release manager, mai visto il codice, però diciamo sono io che produco le release per questo progetto. E ovviamente, come scoprirete, abbastanza appassionato di Maven con tutti i suoi lati positivi e negativi. Conoscete Alfresco, quindi è inutile andare avanti con l'introduzione. E diciamo che credo che diciamo, essendo a questa conferenza, tutti quanti abbiamo una predilezione per le tecnologie open source. Io, come dicevo, mi sono laureato in questa università 6 anni fa, ho fatto una tesi su tecnologie, su Enterprise Content Management Open Source e 2 anni dopo mi sono trovato a lavorare per Alfresco. Diciamo che mi sono trovato molto bene con le tecnologie open source per una serie di motivi. Io credo che tutti possiamo condividere che i developer preferiscano sviluppare su tecnologie open source perché sono documentate da sole, hai questa sensazione di non essere mai da solo, poi anche quello ora vedremo, dipende dalla community di cui stiamo parlando. E anche perché ovviamente la standardizzazione ti permette di riutilizzare i componenti che sviluppi, nonché trovare esempi, per esempio, all'esterno. Questo diciamo più da community, da membro della community. Lato release manager, per me avere un processo open source mi permette di utilizzare dei tool standard, mi permette di, e vedremo questo in particolare in Apache, mi permette di utilizzare dei processi non solo di sviluppo ma anche di release che sono standardizzati, per cui le persone sanno esattamente dove andare a trovare il software. Ovviamente anche la copertura legale, ma questa è una cosa anche un pochino più specifica di Apache. Fondamentalmente per me l'esperienza di sviluppare open source è sempre stata legata diciamo, a un certo senso di libertà. Fondamentalmente la possibilità di integrare componenti, ho lavorato per anni come integratore prima di entrare in Alfresco e diciamo, la possibilità di sperimentare nuove tecnologie, metterle insieme senza dover insomma,
infrangere nessuna legge di copyright, secondo me è la maniera per cui, soprattutto nelle università, diciamo, si può migliorare la qualità del software e migliorare anche la qualità dell'apprendimento. E, chiaramente, come vi dicevo prima, secondo me la cosa più, come insomma possiamo tutti essere d'accordo sul fatto che open source senza community ha abbastanza poco senso, nel senso che un prodotto senza una community vibrante, senza una community viva intorno al prodotto, non ha sicuramente longevità, non ci saranno persone che investiranno nel prodotto e assolutamente non ci sarà neanche interesse nel sviluppare componenti, sviluppare estensioni a questo prodotto. Chiaramente la comunità per me è il primo punto di partenza per un software open source di successo. Documentazione, se vogliamo anche marketing, perché faccio un esempio, il nostro Chief Community Officer di Alfresco è qui e lui lavora nel dipartimento di marketing. Diciamo, per molte società, per molti prodotti, la community è marketing. La mia esperienza, essendo cresciuto nell'open source, è che però la comunità da sola non significa successo, non significa longevità. Mi piace utilizzare un altro termine che è diventato molto in voga negli ultimi 4-5 anni, che è il tema dell'ecosystem, cioè un qualcosa di più esteso rispetto alla comunità, diciamo, se vogliamo, più vivo rispetto a una comunità. Qui ho messo semplicemente la definizione di Wikipedia di quello che è un ecosistema, ma la parte che mi interessa è diciamo, l'interazione tra le diverse componenti del sistema. Se vogliamo un pochino, diciamo, schematizzare questa cosa, secondo me la comunità va attraverso fasi differenti. Cioè c'è una prima fase della comunità in cui, e questa è, diciamo, anche la mia esperienza come è stata in Alfresco fondamentalmente, c'è una prima fase della comunità per cui c'è una comunicazione a una via tra quello che è il prodotto che sviluppa, diciamo, nel nostro caso l'ingegneria del Fresco è completamente impiegati del Fresco, quindi non c'è uno sviluppo, diciamo, a livello di community. Per cui, se volete, la comunicazione è solo dal prodotto alla comunità. Ovviamente, certo, ci sono documentazione, c'è software che è gratuito, ci sono degli esempi per sviluppare le vostre estensioni, ma questo, secondo me, ancora non si può definire un ecosistema sostenibile per un progetto open source. La definizione di ecosistema, nell'idea di una cooperazione tra le diverse tra i diversi membri di questo ecosistema, secondo me deve coinvolgere una comunicazione a due vie. Quindi da un lato sicuramente c'è il prodotto che delivera, che delivera cose, che delivera software, documentazione, ma anche un SDK alla propria comunità. Ma dall'altra parte ci deve essere, secondo me, perché una comunità sia sostenibile, sia longeva, ci deve essere un feedback, se vogliamo, che comincia per esempio dalle issues, da aprire dei ticket e magari fornire anche delle fix per certi determinati problemi, ma che poi, diciamo, avanza nel sviluppo di plugin, nello sviluppo di soluzioni basate sul sistema. Quindi, secondo me, la definizione di ecosistema deve essere un pochino definita, deve essere un pochino distanziata da quella che è la community. Secondo me è uno stadio successivo della community e vedremo nelle prossime slide come, secondo me, si può abilitare la creazione di questo ecosistema. Quali sono i vantaggi di un ecosistema di questo genere? Beh, fondamentalmente che il prodotto vive di un ciclo continuo di miglioramenti, di estensione delle possibilità attraverso i plugin ed ecosistema, e quindi fondamentalmente una possibilità di business molto, molto più avanzate. Quello che secondo me è, diciamo, la battaglia che un pochino ho portato avanti negli ultimi anni, sia in Alfresco sia nei miei progetti personali, la differenza è che secondo me tra quello che è una community e un ecosistema è invogliare, cioè non considerare la comunità come un puro strumento di marketing, ma invogliare gli sviluppatori a aprire quel canale di feedback.
Ovviamente non è perché diciamo, nessuno si mette a fare, diciamo, a sviluppare qualcosa su diciamo, un framework o una piattaforma che non gli piace. Quindi fondamentalmente l'idea è bisogna abilitare le persone a fare qualcosa che per loro sia semplice, qualcosa che sia in accordo con gli standard che utilizzano normalmente, senza dover imparare 10.000 tecnologie o leggere 10.000 pagine di documentazione. Cioè io il famoso RTFM lo odio, nessuno gli piace leggere i manuali, per carità, bisogna farlo, però se possibile secondo me è fondamentale minimizzare la necessità di imparare nuove cose quando si passa per una nuova tecnologia. Quindi quello che viene chiamato, diciamo, developer ergonomics, l'ergonomia di un framework, secondo me è non solo le funzionalità che offre questo framework, e ovviamente questo parlo con esperienza personale sul fresco, ma anche quanto è facile fare un build, testare nelle diverse fasi del progetto, in unità, integrazione o load testing di questo progetto. Quanto è facile fare una release del tuo progetto o estendere, creare un plugin, per esempio, del tuo progetto. Queste sono tutte, secondo me, funzionalità, caratteristiche che sono più specifiche del developer e che a volte, quando si costruisce una comunità, vengono completamente dimenticate. Cioè, è come dare un bel regalo senza un pacchetto che possa, per carità, anche il più bel regalo senza un pacchetto sembra un pochino, no? Poracci, se volete. E l'ultimo punto, secondo me, è fondamentale. Quando entrai nel fresco, diciamo, era un prodotto abbastanza giovane, è nato nel 2006, sono entrato nel 2009, c'era tantissima documentazione, come molti progetti open source, per carità, molto destrutturata, diciamo. Quello che secondo me ha dato in questo momento una grossa spinta, lo vedremo nelle prossime slide, è stato più il fatto di non solo consolidare la documentazione, ma fare in modo che non serva, come dicevo prima, troppa documentazione per almeno fare il primo passo di integrazione con il sistema. Quindi, fondamentalmente, ancora una volta, perché dicevo che lo sviluppatore è chiave in questo processo, bisogna fare in modo che, secondo me, per trasformare una community in un ecosistema, bisogna fare in modo che gli sviluppatori si trovino a loro agio, fondamentalmente. Quindi vedremo ora un paio di esempi in cui l'utilizzo di standard, il fatto di non dover conoscere nel dettaglio tutti gli elementi di una piattaforma possa permettere uno sviluppo molto più rapido di un ecosistema. Parto, diciamo, dall'esempio buono, se vogliamo, o comunque nella mia esperienza personale un esempio di ecosistema che è sicuramente di successo, cioè la Apache Software Foundation. Credo che più o meno tutti conosciate cosa fa Apache e quali sono il numero di prodotti software che vengono ogni giorno dati all'open source e che ovviamente poi fanno la ricchezza di tante altre persone, perché al fresco stesso è costruito su tutti i building block che sono completamente open source. Quindi quanto Apache sia fondamentale anche poi nell'ecosistema più esteso, credo che sia chiaro a tutti. La mia esperienza con Chemistry, vi faccio una piccola introduzione al progetto. Chemistry è la implementazione dello standard CMIS. CMIS è lo standard di interoperabilità tra i sistemi di gestione di contenuti. Sta per Content Management Interoperability Services. Quindi non solo è un open standard, ma è stato implementato in maniera open source sotto, diciamo, il cappello di Apache. Ci sono tutta una serie di diverse implementazioni, diversi linguaggi. La parte che curo io è quella ovviamente in Java e anche come vi ho detto, io non ho mai scritto il codice, ho solo fatto la parte di release, che chiaramente è molto importante in in un ecosistema così strutturato come quello di Apache. La mia esperienza è stata veramente positiva, perché utilizzando Maven come struttura, come framework base per la gestione dei processi,
insieme a, diciamo, tutta la infrastruttura che viene fornita, tutte le facilitazioni che vengono fornite da Apache, diciamo che è stato veramente semplice fare nove release in meno di 2 anni, quindi insomma una release ogni 1 o 2 mesi, in un progetto che comunque ha almeno 20 moduli, con tutti i requisiti legali che Apache mette su ogni release, le dependency, notice, insomma, non è una la signature, l'MD5 hash di tutti gli artifact, insomma, release di qualità, legalmente valide, fatte a questa rapidità, con developer sparsi in tutto il mondo, diciamo, non è proprio semplice. Però ci sono una serie di cose che mi hanno aiutato, che vengono fornite da Apache. Prima di tutto, la possibilità di avere un repository centralizzato del vostro software. In questo caso è un repository Maven. Però ancora una volta, secondo me qui dobbiamo un attimo astrarci dalla tecnologia, perché non è la tecnologia quanto la presenza, secondo me, di strumenti chiari di supporto al vostro processo. Quindi in questo caso il repository Maven Central, quindi la possibilità di pubblicare gli artifact che sono stati prodotti e rilasciati. Il fatto che questo processo di release del prodotto abbia necessitato semplicemente una configurazione molto piccola nel mio progetto. Tutto viene ereditato da quello che è il progetto base Apache. In Maven i progetti vengono identificati con un POM, per chi... Quanti di voi conoscono Maven? Quindi, insomma, il parent POM di Apache fondamentalmente mi configura tutto, mi configura quali sono i repository, mi configura tutto il processo di signature, mi configura anche il processo di staging. Quindi per me, diciamo, il lavoro di release manager è stato abbastanza, diciamo, con tutti i difetti che Maven ha, però è stato abbastanza semplice, insomma. E quindi, cioè, tutti i diversi processi che sono integrati in Maven, il supporto per lo staging, questa è una cosa veramente fondamentale che non ho visto ancora utilizzare in, per esempio, al fresco, fatto in maniera molto manuale, o in altri software. Cioè il fatto di dire: quando una release viene prodotta, non deve mai più essere rebuildata, cambiata. Quindi se supponiamo che una release viene... Come funziona il processo di release in Apache? Viene fatta una release, va in un'area che non è pubblica ma è di staging, viene effettuato un voto su quella release. Se il voto è ha successo, passa, non si deve mai ricostruire, rebuildare il software. Bisogna pubblicare quella release senza toccarla, perché è stata votata, approvata e diciamo, tutti i check necessari perché possa essere pubblica. Ho visto in tanti software che viene, per esempio, fatto un tag su SVN, per esempio, e viene ribuildato il software quando è stato approvato dal marketing. Quindi, insomma, da questo punto di vista, questi sono degli strumenti che in Apache funzionano molto, molto in maniera automatica, diciamo. Per me, insomma, è una cosa abbastanza vicina al paradiso dello sviluppatore. Poi c'è chi gli piace un po' meno fare queste cose, però quando le cose vengono così semplici e si raggiunge un risultato, diciamo, che poi è pubblicato su apache.org, per me devo dire che è stata un'esperienza molto positiva. Quindi chiaramente, fra tutti, quello che ha beneficiato di più di questo processo standard sono stato sicuramente io, ma anche la comunità, come primo, diciamo, attore che utilizza questo software. Quindi il fatto di poter trovare il software in maniera automatica, tramite aggiungendo una dipendenza di Maven, viene automaticamente scaricato. Si può provare il software, ancora una volta, aggiungendo queste 5 linee di XML. Ma non solo per la comunità, ovviamente l'ecosistema si è creato. Una volta che abbiamo fatto le prime release di Chemistry, sono iniziate a crearsi una serie di sottoprogetti, contribuzioni, utilizzato da sistemi enterprise per integrare, diciamo, per integrazioni e migrazioni. Insomma, è stato, secondo me, un'esperienza molto positiva, e credo che la ragione per cui Apache sia così
chiave nel panorama open source sia proprio per questo ecosistema così vivo che viene generato da queste release. E poi ovviamente anch'io, ci ho guadagnato, se non l'avessi menzionato. Fatto l'esempio, diciamo, ideale, quello che è stato per me comunque un modello, passiamo all'esempio di Alfresco. Su questo, diciamo, su questa area sono un pochino meno corporate, se vogliamo, del solito, perché è un'area dove, diciamo, io ho spinto molto un avanzamento tecnologico rispetto a quello che Alfresco offriva nel passato a livello di SDK, a livello di processo di sviluppo, quindi diciamo mi levo la magliettina di Alfresco, la magliettina di sviluppatore open source e vi racconto un pochino la storia, diciamo quali sono i vantaggi, come ci siamo arrivati ad avere finalmente un ecosistema un pochino più strutturato e quali sono stati insomma poi i vantaggi che ne abbiamo trovato. La mia storia con Alfresco, in realtà non so se il boss è qui, no? Comincia nel 2007 quando ero partner di Alfresco, mi dissero guarda fra 2 settimane ti mandiamo dal cliente, impara questa tecnologia, più o meno, no? Come credo quasi tutti siete abituati, no? E mi dicono un framework open source, io lavoravo in Java, Apache, insomma, dicevo vabbè, proviamo, sembra carino, aveva 2 anni a quel tempo. Quindi mi sono appassionato molto alla tecnologia e diciamo dopo un paio di settimane ho detto guarda, bellissimo, mi piace, bei framework, belle tecnologie, però c'è qualcosa che insomma non va nel mio modello, diciamo non si incassa bene nella maniera in cui lavoro. Cioè mi mancavano cose del tipo come faccio a fare unit testing delle mie personalizzazioni? E questo si parla di 7 anni fa, quando io ancora vado dai clienti e siamo nello stesso identico livello. Però, come faccio a fare unit testing delle mie customizzazioni? Cosa sono questi Alfresco module packages? Cioè, cos'è? Perché devo averci un artifact custom quando alla fine sto parlando di un'applicazione J2E, Alfresco è un WAR, quindi perché non usare un JAR o un qualcosa di standard? Probabilmente non so se sapete cos'è questo, ma in molti manuali di training di Alfresco viene consigliato di utilizzare una cosa che si chiama extension root, che è fondamentalmente le shared classes di Tomcat. Cioè, invece di impacchettare le vostre customizzazioni come un artifact J2E, tiratele lì nelle shared del vostro server, quando è riavviate. A me quando mi hanno detto questo e quando addirittura il training mi ha detto che insegnavano questo, sono rimasto un po' così, perché poi vado dai clienti e ti trovi old, latest, insomma. Cose di cui credo siate tutti abbastanza a conoscenza, quindi per me quella è stata una delle cose che mi ha colpito abbastanza. Ultimo, ma non l'ultimo, gestione delle dipendenze. Alfresco è un WAR ora di 130 mega. Share, che è il nostro web front-end, ne ha 40. Se dovessi andare a fare una lista di tutti i jar che ci sono là dentro, se dovessi andarmi a prendere mentre nel mio Glasspot quando voglio sviluppare, diventa una cosa ingestibile e vi dico solo voi pensate a un eventuale upgrade, cioè come si può fare un progetto e poi dovete upgradare, diventa una cosa praticamente ingestibile. È una delle ragioni per cui poi è carina. Chiamano noi per fare consulenza a carissimo prezzo. E quindi, se da un lato poi è positivo, secondo me il vantaggio di un ecosistema standardizzato paga poi nel lungo termine. Quindi per me l'esperienza era come un pochino sviluppare su una black box. Cioè, fondamentalmente c'è questo WAR monolitico che mi arriva e ci devo fare qualcosa, insomma, me lo devo spacchettare. Se poi, vi dico, volete, diciamo, questo è uno scenario abbastanza tipico per i progetti di Enterprise Content Management, però questo è diciamo, un grafico che presi dal primo progetto che ho fatto in Olanda, dove vivo. E fondamentalmente c'era un repository di Alfresco e tanti diversi
modulini, aggiuntine, singoli progetti. Siccome questo è il repository di una grande impresa, legal vorrà la sua estensione, finance vorrà la sua estensione, magari ci sono delle estensioni che vengono dal fresco, dalla community, dalla network al fresco, come faccio a integrare tutta questa roba in un processo che posso gestire in maniera chiara e con delle dependency chiare tra le diverse applicazioni? Beh, la soluzione che mi hanno proposto era di utilizzare Eclipse, per carità, valido, e più Ant. Ecco, quando mi hanno detto Eclipse più Ant, c'è stata solo una soluzione, verso la slide, che era quella di legarmi un barbonaggio. Ce l'ho più fatto, ho abbandonato lo sviluppo software. No, scherzi a parte, ecco, l'ho fatto due volte. A quel punto ho deciso di, diciamo, cominciare dal basso verso l'alto lo sviluppo di una SDK che fosse un pochino più avanzata, un pochino più diciamo standard rispetto a quello che usa la gente. In realtà ho scelto Maven solo perché era lo strumento che conoscevo di più al suo tempo, poi da lì ovviamente mi sono specializzato sulla tecnologia manco una volta. Secondo me le ragioni chiave non è stata una scelta religiosa tecnologica, se vogliamo, è stato semplicemente il fatto che sto gestendo cose standard, sto gestendo overlay di qualcosa su un war, di un jar su un war, quindi perché reinventare la ruota se Maven fornisce per esempio già tutte le funzionalità di tenere i miei separati dalla software buffer, di farli insieme, produrre una release, versioning automatico. Quindi fondamentalmente fece un primo progetto con Maven al fresco, quindi cominciare con un progettino, però chiaramente era un progetto, diciamo, singolo, non era ancora un SDK, un framework, quindi sapendo che conoscendo le estensioni della comunità al fresco dei clienti, anche a volte la qualità di chi poi lavorava sul codice, ho detto guarda, io gli do questo strumento che magari è un pochino complesso, la prima volta che inizio a utilizzare Maven magari c'è un pochino di curva di apprendimento, no? Allora ho detto, poiché il mio motto è full with the tool, still a full, quindi uno stupido con uno strumento è sempre stupido, ho creato, diciamo, un framework dal basso verso l'alto, si chiama Maven Advanced SDK, che fosse un SDK un pochino più strutturata e standardizzata, che utilizza Maven. Dalle ultime statistiche ho letto che ho utilizzato 60-70% degli sviluppatori Java, quindi insomma, detto, cerchiamo di provare anche con due persone, non si conoscono, non si può imparare praticamente. Piccola storia su questo. Cominciato nel 2008, praticamente messo insieme qualche progettino Maven in due archetype, fondamentalmente. Sapete cosa sono gli archetype di Maven? Sono dei sample di progetto, sono degli esempi di progetto da cui partire per poi standardizzare lo sviluppo, ovviamente, a livello di un'impresa, a livello di una comunità. Già nel 2009 avevamo più di 100 persone nella lista pubblica, questo è stato tutto su Google Code, quindi è un progetto ancora community. Nel 2012 c'è stato, diciamo, l'anno scorso c'è stato poi, diciamo, la transizione di questo da essere uno strumento puramente community a uno strumento che comunque potesse essere supportato anche dalla nostra versione enterprise. Al fresco ha sia community che enterprise, quindi ovviamente se supportiamo un cliente che buildi con questa SDK dobbiamo dargli, diciamo, una cosa che sia, diciamo, safe per noi poi da supportare. Quindi nel 2012 abbiamo, già dal 2009 c'era un repository, artifacts.alfresco.org.com, che ostava gli artifact community. Nel 2012 abbiamo aggiunto anche quelli enterprise e a novembre del 2012 abbiamo fatto la prima release, sempre open source, di questa SDK. Per cui, per quello che mi riguarda, adesso posso sviluppare e spero, e come vedo, diciamo, anche dai risultati, la community sta iniziando a sviluppare in maniera molto più standard. Cosa c'è in questa SDK? Fondamentalmente abbiamo diviso le responsabilità diciamo di un SDK in diverse componenti. Prima di tutto abbiamo definito un plugin di Maven che permette di gestire sia questi
questo packaging non standard, cioè il concetto di Alfresco Module Packages, quindi le estensioni ad Alfresco, e quindi definisce un nuovo tipo di packaging in Maven, e inoltre permette di installare questi AMP nel vostro WAR a build time. Quindi se voi avete una serie di moduli, automaticamente, come se fosse un jar, come se fosse un diciamo artifact standard, questo vi permette di installarli all'interno del vostro Alfresco WAR. Ovviamente usando il meccanismo di dependency management di Maven, quindi per voi un AMP diventa niente più che una dipendenza. La parte sicuramente più interessante, ovviamente gli archetypes poi ne parleremo, ma la parte sicuramente più interessante è la possibilità, diciamo, fondamentalmente tutta la logica dell'SDK è stata inclusa in un parent POM, quindi fondamentalmente c'è questo parent project che implementa tutti quelli che sono gli use case classici di uno sviluppatore, quindi l'installazione degli AMP in un WAR, il running embedded di Alfresco all'interno dell'SDK, cioè a livello di quello che io vedo sempre è proprio per come vi dicevo prima, normalmente c'è un'installazione di Alfresco fatta dall'installer con cose messe nelle shared classes. Quel mondo lì vive completamente separato dal mondo di sviluppo. Cioè, voi avete il vostro sviluppo, il vostro progettino Eclipse, poi in qualche maniera manuale le cose vanno a finire là. Beh, la possibilità che ti offre un SDK di poter avere un progetto strutturato per lo sviluppo e lanciarlo senza dover scaricare nessun tool, perché quello che vedremo, non credo che avremo tempo per la demo, ma l'idea è che automaticamente utilizza un database in memory e lancia getti embedded, quindi fondamentalmente voi lanciate un comando e parte tutto quanto, senza dover avere download separati o andare alla pagina del fresco, fare sign up o cose di questo tipo. Quindi ovviamente qui è il punto in cui aggreghiamo tutte le funzionalità dell'SDK. Platform distribution è fondamentalmente solo un descrittore di ogni release. A ogni release rilasciamo un POM aggiuntivo che descrive tutti quelli che sono gli artifacts all'interno di quella release. Questo vi permette anche proprio per documentazione per andare a vedere quali artifacts sono disponibili per voi per essere utilizzati. E poi ci sono due archetype che questi sono abbastanza maturi ormai. Uno è quello per sviluppare un AMP, quindi per sviluppare un plugin a sé stante di Alfresco, e uno è quello che chiamiamo all-in-one, quindi è praticamente tutte le componenti di Alfresco all'interno di un progetto multimodulo Maven, quindi una customizzazione del repository di Alfresco, una customizzazione di share, una customizzazione, un AMP che poi installate se volete sul repository o su share, quindi insomma coprono un pochino i due lati dello spettro dello sviluppo del fresco, cioè uno è lo sviluppo di un singolo modulo, un altro è se cominciate un progetto enterprise con tutte le vostre componenti, anche lì avete un esempio di progetto abbastanza semplice. Dal punto di vista dell'architettura, se vogliamo, ancora una volta è centrale il ruolo di un repository centralizzato, quindi quello è stato il primo punto da cui partire, perché poi noi di Alfresco mettiamo i nostri artifacts e attraverso semplicemente delle dependency di Maven si possono tirare giù diciamo questi artifact o utilizzando i nostri archetype o se volete potete dipendere voi direttamente nel vostro progetto dal parent POM, quindi prendervi, se siete diciamo, un pochino più avanzati con Maven, vi prendete tutte le feature senza dover utilizzare un archetype. Avete il vostro progetto, ci volete aggiungere le feature dell'SDK, beh, mettetegli un parent e avete fatto. Fondamentalmente le cose che rispetto a come si facevano prima le cose con la Ant Eclipse SDK, beh, abbastanza facilitato dal punto di vista dello sviluppo. Prima di tutto ci sono automaticamente, ovviamente se voi avete un'idea che si porta male, più o meno tutti, idea o Eclipse, nel momento in cui sviluppate, aprite una classe, automaticamente vengono scaricati solo se Java da Maven. Quindi se siete per esempio in debug remoto, potete cliccare attraverso il codice fino a dentro le classi al fresco. In precedenza andate a scaricare meno zip, aprirlo, apporcarlo al singolo jar, insomma. Credo che sappiate di cosa sto parlando. Questa è una fondamentale per me, l'indipendenza dall'IDE. Cioè, per carità, l'IDE migliora la nostra produttività, ma un build, mi ricorda i vecchi
come sistemi tipo rational creation developer, insomma, quando tutto è all'interno di un ambiente grafico, questo non si adatta allo sviluppo moderno né a diciamo il sviluppo open source. Cioè, come faccio a lanciare un build che è legato a Lean, per esempio, in ambiente di continuous integration su Bamboo, su Jenkins? Non funziona. Il life cycle, che ovviamente è male, standardizza attraverso le fasi del progetto. Zero download, per me questo è importantissimo, cioè di lanciare un comando e automaticamente tutto viene scaricato e configurato al punto giusto, mi permette di evitare quelle 20-30 pagine di documentazione da leggere. Un po' chiaro, dovrò leggermele per capire se voglio fare un cambio, però almeno per valutare una tecnologia, secondo me questo è fondamentale. E poi attraverso gli archi dai la possibilità di fare qualche cosa se volete. Ultima, non ultima. Finalmente si può fare unit testing sulle estensioni da presso in maniera molto semplice, perché essendoci gli artifact, i jar e i pom, male si può variare e creare il plasma per lanciare gli unit test senza dover lanciare al fresco. Quindi se volete creare delle estensioni, l'all-in-one è più per fare, diciamo, uno sviluppo di tipo enterprise, quindi con tutte le componenti insieme. Magari se volete passate al meetup che comincia alle 3 di al fresco, perché non credo di aver tempo per la demo a questo punto. E ovviamente se invece siete più avanzati potete utilizzare il parent POM per utilizzare l'SDK nel vostro progetto. Abbiamo un sito di documentazione fatto anche questo con Maven, quindi potete andarvelo a vedere, sarà nelle slide. Credo che la demo mi tocca saltarla, però c'è il abbiamo un meetup al fresco dalle 3 in aula N4, quindi io sarò lì e se vi interessa la tematica possiamo farci un pochino di, diciamo, dopo un'ora a parlare, mi piacerebbe toccare un po' di codice. Vado a concludere. Ribadisco un pochino quello che dicevo prima. L'approccio, la community, ovviamente io qui parlo più da prodotto, mi rimetto la maglietta al fresco, se vogliamo, da azienda di prodotto. Chiaramente la comunità è stato sempre il nostro asset principale, cioè se al fresco non fosse stato GPL all'inizio non avrebbe avuto 1 milione di downloads e non avremmo convertito in enterprise, quindi. Però non è unicamente un strumento di marketing, secondo me. Bisogna, attraverso dei tool, fare in modo che that community diventi un ecosistema e che quindi si generi questa, diciamo, rotazione perpetua, per cui il sistema poi viene mantenuto attivo e continua a creare, diciamo, stimoli per nuove persone. Diciamo che qua ad alto livello, diciamo, tocco le aree che sono quelle di al fresco. Chiaramente per gli sviluppatori, come vi dicevo, non dover scaricare nulla, non dover leggere nessun manuale e poter riutilizzare sempre la stessa struttura indipendentemente dal tipo di progetto è fondamentale. Per la nostra community permette alle persone di valutare il software in maniera molto più facile e ovviamente di cominciare nuovi progetti senza sbagliare attraverso gli archetype, ma soprattutto secondo me è per l'enterprise ecosystem che è importante. Progetti che estendono al fresco, come o per esempio i nostri partner, a volte i nostri partner si vendono il fatto di poter sapere dove mettere un file, ma secondo me quello dovrebbe essere automatizzato e i partner dovrebbero vendersi creatività. Ok? Chiudo. Abbiamo avuto più di 300.000 download più o meno giornalieri dal repository. Ho questo attivato un piccolo plugin su Nexus per monitorare su Google Analytics. Per cui, insomma, diciamo che è una buona piattaforma da cui cominciare. E Maven mi ha aiutato per questo. Mettiamola così che qua sta succedendo il casino. Se vi servono altre dritte, siamo al meetup qua in aula N4, quindi insomma lì dovrebbe funzionare il microfono, spero. Grazie.
Code Emotion.